Milano, Marco Gliari. Dicevo, il terreno non in perfette condizioni, ha piovuto nei giorni scorsi un po' in tutte le Marche, quindi sicuramente diventerà più pesante nel corso dei minuti, nel corso soprattutto del secondo tempo, mentre c'è una rimessa laterale fottata da Bianchi. Lo scambio, cross in mezzo, il colpo di testa da parte di D'Angelo e la Samba segna al quarto minuto, gran gol di D'Angelo di testa. D'Angelo che è un piccoletto, ha sorpreso anche noi, quindi un cross dalla destra per D'Angelo che sul colpo di testa ha insaccato alle spalle dell'incolpevole Latini Andrea. Quindi dopo appena 4 minuti di gioco la Samba si trova in vantaggio per una rete a zero, ricordo, al quarto minuto appunto Ivan D'Angelo per il rosso-blu. Samba quindi subito di avanti, che la partita ha sprombattuto e dopo 4 minuti ha trovato la via della rete con un bel cross in mezzo pennellato. I tifosi rossoblu saliti fin qui a Fabriano, un'ora e mezza di auto da San Benedetto. Rossoblu che appunto non hanno ancora Bazzucchi per il padrone di casa, che serve a ritroso il numero 3 Cecchetto, l'errore di Cecchetto serveva, che intendeva servire Pandolfi, anticipato, quindi scatto sul filo fuori gioco il giocatore della Samb, cacciatore che viene messo giù in modo poco a battere questo calcio di rigore. La Samb benedettese con il capitano Marco Gliari, fischia l'arbitro, parte la rincorsa di Marco Gliari, la finta e la palla in rete per il 2-0. Samb benedettese raddoppia esattamente al 25esimo, quindi Samb 2 Fortitudo 0. Latini aveva intuito la sfera, aveva forse anche toccato con la punta delle dita, ma il tiro troppo angolato appunto si è infilato alle spalle dell'incolpevole Latini Andrea per il 2-0. Quindi al 25esimo Samb che raddoppia al numero 4 Daniello, mentre il tecnico Palladini dà indicazioni ai suoi giocatori. Bianchi, ancora da Bianchi, carica al sinistro, il cross di Bianchi, il colpo di testa da parte di Pulcini, poi ancora la Samb con Pietrucci che mette dentro la palla del 3-0. Dopo un calcio di punizione battuto da Daniello per il cross di Bianchi in mezzo, aveva svettato di testa il giocatore Pulcini, c'è stato un batte ribatte in aria e la Samb poi ha messo dentro la sfera del 3-0 con il giocatore Pietrucci. Di grossa difficoltà per la Samb che appunto ha vinto senza grossi affanni con un 3-0 che appunto non ammette repliche, con una Fortitudo che ci aspettavamo un po' diversa, che non ha opposto molta resistenza appunto alla corazzata rosso-blu. Per il momento è tutto, quindi allo stadio di Fabriano, ricordo, San Benedettese batte Fortitudo per 3-0, a risentirci per le interviste nel dopogara. È una giornataccia.